giornata comincia nel miglior dei modi. Adesso ho abbandonato il parcheggino dove ho dormito stanotte, insomma, un po' caldino, stamattina faceva caldo, comunque tutto bene, ma la bella notizia è che ho trovato sulla strada questo pseudo benzinaio, che non è in realtà un benzinaio, ma che ha un prezzo 1.879, cioè faccio il pieno fino all'ultima goccia. Adesso andiamo al ponte sul Bastei, dobbiamo attraversare il fiume Elba. Adesso stiamo andando giù al paesino di Königstein. Da qui prendo la strada che costeggia il fiume Elba per arrivare al ponte che ci permette di attraversarlo e andare sull'altra sponda. Voi mettete tutto a pagamento e io trovo sempre gli anfratti. Qua siamo vicino all'ingresso della zona dove paghi 12 euro per il camper di parcheggio e io mi piazzo questo anfratto. Cioè, è chiuso, non si può andare. No way, it's closed. You pay? No. Hanno chiuso tutti i sentieri che vanno al ponte. Sorry, do you speak English? No, only Deutsch. Documentari Deutschland. Drone Bastei Bridge. I know, but with the drone. Hello. Do you speak English? No. A little bit. There are some track to reach. No. All closed. All closed. Well, ma why? Non si sa. Regen. Ah, la pioggia, the rain. Yeah. It's dangerous. Like fire. Ok, fire e acqua. Ok, thank you. Qua niente, non ce n'è, la gente non parla inglese, allucinante. Ma io mi ricordo da giovane che tutti i tedeschi, quando andavo in giro per il mondo, tutti i tedeschi parlavano inglese. Boh, è vero che qua siamo nell'ex Germania Est. Però comunque anche giù in Baviera nessuno parlava il tedesco. There is no sign about forbidden park, so I don't pay the bill. C'è assolutamente nessun tipo di divieto di sosta. Oltre al fatto che, adesso vi faccio vedere la mia bella faccia tutta sudata, fa un caldo bestiale oggi, oltre al fatto che sono disonesti perché non c'è nessun cartello che avvisa la gente che il ponte, le passeggiate, tutto quello che riguarda quest'area è chiusa, quindi uno arriva, paga 12 euro o 10 euro per il parcheggio, macchina, camper, quel cavolo che è, e poi praticamente va avanti 200 metri e si ferma lì e non vede niente. Ponte sul Bastei, ovvero Ponte sul Bastione, è un ponte medievale situato nel cuore del Parco Nazionale della Svizzera Sassone. Lungo 76 metri e alto 182, risale alla metà dell'Ottocento e collega alcune delle rocce frastagliate di arenaria che si affacciano sul fiume Elba. Thank you.
vediamo le cose positive, dove ho fatto benzina domani, vado lì, che magari, visto che oltre ad essere benzinaio c'è un pseudo meccanico, magari riescono a sistemare il problema che ho la stufa. Aggiustano la stufa nel benzinaio dove sono andato ieri a rifornirmi. Ecco il famoso benzinaio, pare essere il meno famoso di tutta la Germania, ma con i prezzi migliori. Speriamo che risolvano il problema stufa. Nada de nada. Non possono farci niente perché avevano capito che era un problema di riscaldamento riferito al motore, e quindi adesso però mi hanno consigliato un posto che è qua a 5 km da un certo cult. Vediamo un po'. E morale della favola, qua da cult non mi hanno saputo risolvere il problema, anzi hanno detto che secondo loro è da cambiare la stufa. E morale, mo che faccio? Stasera rifletto sul da farsi. Loro dicono che andrebbe cambiata, è troppo vecchia come modello, e di contattare comunque l'assistenza Truma per vedere se loro... Sì, ma in Italia che cosa fanno? Vabbè, dai, vediamo. Adesso iniziamo ad andare verso il ponte del diavolo. Qui siamo in uno dei paesini che si affacciano sulle rive dell'Elba. Ecco da dove partono i trenini. È una tratta one way. Prima c'erano delle persone che avevano la villettina sul fiumiciattolo, sul torrente qua che scorre, anziane erano, e si facevano il loro bel bagnetto all'interno del torrente. Bisogna dire che è proprio vero, la Sassonia, no, la Svizzera sassone è particolarmente selvaggia. Un sacco di alberi morti, secchi. La cosa positiva è che... Stavo dicendo, la cosa positiva è che c'è parecchia ombra, quindi tutto sommato il caldo lo senti, ma meno. Qua stiamo viaggiando tra le famose rocce di arenaria che rendono tipica questa parte del parco. Oh, non finisce più, sto canyon. Voglio tuffarmi. Finita la pacchia dell'ombra, abbiamo smesso di costeggiare il torrente, siamo saliti un po', quindi secondo me arrivando alla fine del canyon. Il fatto che Google Maps non comunichi più, non parla più, si sarà offesa la rompi che ci dà le indicazioni, non so cosa è successo, ma è un problema perché ho già sbagliato due volte in strada. Ok,
io non mi sono fermato, ma da quanto si vedeva dall'autostrada, Bautzen dovrebbe essere una chicca da non perdere, perché si vedeva questa cattedrale, non dovrebbe essere una città grande, e dall'autostrada bellissima, l'idea che dava il centro storico con questi colori meritava. Quindi Bautzen, e voi direte, ma qual è il parco che stai andando a visitare? Tempo al tempo, il nome è veramente difficile da memorizzare e da pronunciare, quindi dopo averlo riletto 10 volte magari riesco a pronunciare in maniera, non dico corretta, ma qualcosa di comprensibile. Sono uscito dall'autostrada, adesso credo che sia tutta strada provinciale, statale, quel che l'è, e devo fermarmi immediatamente appena trovo un mini supermercato a fare scorta d'acqua, perché oggi l'acqua va come il pane. Sono quasi le 6 e continua a fare un caldo bestiale. Una delle cose che mi colpisce è che qua, soprattutto, l'ho notato, a parte che li ho viste anche a Garmisch-Partenkirchen, i motorini, i Simpson, ma qua in particolar modo tanta gente viaggia ancora con queste motociclette di tanti tanti anni fa, secondo me sono degli anni 70, giù di lì. Poi volevo dire già che ci sono una cosa per la quale, cioè, se dovessi venire a vivere in Germania, il primo motivo che mi spingerebbe a venire qua è che da quando sono entrato in questo paese non ho visto una zanzara. È bestiale, forse è l'eccessivo caldo le ha rincoglionite talmente tanto che non escono, non lo so, comunque è incredibile, neanche una zanzara in tutte le 2 settimane, perché oggi siamo entrati nel 14° giorno, se non sbaglio. Qui sembra essere entrati in modalità Svezia, questi lunghi rettilini, queste strade che solcano questi boschi. Abbiamo ancora 25 minuti per arrivare. Certo, posso dire che questa è la zona meno popolata che ho incontrato. Siamo in Sassonia, sempre nella Svizzera sassone, molto vicino al confine con la Repubblica Ceca, e continuano questi infiniti rettilini e ogni tanto con qualche curva. Oh, finiti gli interminabili rettilini, ho trovato sto market discount netto. Dunque, allora siamo a Wiesbassen, nella cittadina. Magari qua trovo anche un negozio per macchina fotografica. Costo dell'acqua, 4 bottiglie, neanche 20 centesimi l'una. Ah, ho bevuto mezzo litro tutto in un botto, e questo è il risultato. Le immancabili piste ciclabili, ovviamente. Allora, questo è il mega parcheggio e io un po' mi piazzo qua all'ombra. Mi spiace, pannelli solari, ma adesso non caricate più. Cioè, chiudiamo Tigrotto, azzardo. Considerato che prima ho detto che non ho ancora visto una zanzara, qua stiamo andando su un fiume e mi sono messo le calze lunghe, e quindi boh, vediamo se vogliono mordermi, se ci sono faranno un bel pranzetto. Introduciamoci nel bosco. Ma ci sarà acqua nel fiume, considerata la siccità che vige attualmente? Thank you.
andiamo a vedere. Questo qua è siamo nel parco, e nel parco c'è questo. Oh, ce l'abbiamo proprio davanti. Siamo arrivati. Situato all'interno del Rhododendron Park Cromlau, il Rakotsbrücke, detto anche Ponte del Diavolo, venne costruito nel 1860. La sua particolarità è che la struttura a semicerchio, riflettendosi nel fiume sottostante, crea un cerchio perfetto. Il ponte originariamente era costruito da pietre basaltiche, ora presenti sotto forma di colonne che svettano dal laghetto. Ho trovato questa famiglia pazza di danesi. Qua dietro c'ho tre bambini e la mamma si è lanciata in questa impresa e la seguiamo in diretta. Che sei io? Down on the knee. Walk on the knee. It's difficult, ok? Crazy mom, crazy mom. Come on. Come on. Ecco tutta la famiglia danese con la mamma matta, la mom, crazy mom. Perfect. So your daughter, I said to her, she shows to me the photo, yeah. And I said that she has a future as a photographer, no? Yeah. But it wasn't too much. No, I prefer something else. What? Yeah. But what? Yeah. No sports, so? No sport. Yeah. But she likes to be creative, so maybe drawing or something. Yeah. Maybe. And she likes to make music. Like... Oh, artist. You are an artist. She is an artist. Oh, okay. Perfect. Music is perfect. Yes, she? Music is the voice of the universe. Exactly. Allora, reso conto della visita, a parte aver conosciuto questa famigliola simpaticissima di tre bambini e lei che si chiama Tina, guarda caso, un po' mia mamma si chiama Albertina, Tina, era carina, simpaticissima, e bella coraggiosa, considerata che è andata sopra il ponte, e ci siamo dati appuntamento in Danimarca, bello! Allora, sono uscito dal parco e adesso mi voglio imbrattare qua. Questo qua sarebbe un posticino perfetto, 2 chilometri dal parco. C'è un bello spiazzolo e io ti dico, se non c'è troppa puzza di letame, io mi piazzo qua, ragazzi. Ma che bella roba. Ma sì. E voilà, ecco il posto, proprio vicino a una bella mucchietta di letame che però non fa puzza perché probabilmente è già abbastanza secco. Stanotte dormirò senza sentire neanche un rumore. E nonostante faccia un caldo dell'ostia, ho fatto la doccia fresca, non fredda perché l'acqua nei serbatoi, però era abbastanza fresca. È cambiata la vita, sono rinato. Doppio ventilatorino, oltre al turbo vent abbiamo attivato questo mega ventilatore che praticamente non fa una cippa. Ah, a proposito, a quanti li avete contati? Quanti praticamente dico? Ho detto dall'inizio del viaggio, saremo a 1000, considerato che... Ma è una cosa che vi giuro,
non me ne accorgevo, io non sapevo che dicevo così tanto, così spesso, questo intercalare praticamente. Cazzo, poi vedendo i video che facevo, ho detto mamma mia, sempre praticamente, e basta. Niente, nonostante l'abbia capito, non c'è verso. Quando parlo, che non penso, insomma, io parlo abbastanza a ruota libera, non è che mi preparo, mi viene da dirlo, praticamente. Questo spettacolare parco, uno dei parchi più grandi di tutta la Sassonia, si trova a Gablenz e si estende per circa 200 ettari. Al proprio interno vanta ben 9 km di sentieri percorribili a piedi o in bicicletta. Costruito nel XIX secolo, secondo quanto riferito sul terreno di un'ex tenuta feudale, è famoso per la fioritura di rododendri azalee durante il periodo primaverile. Oltre a possenti querce, nel parco sono presenti piante provenienti da tutto il mondo ed è proprio questa particolarità che rende accattivante la sua visita. Uniche strutture presenti e situate a poca distanza tra loro sono la casa padronale e la casa del cavaliere, che giacciono in prossimità dell'ampio parcheggio auto e pullman, dal quale solitamente si comincia la visita al parco.